L'idea che il mondo sia un grande libro in cui la saggezza di Dio ha scritto le proprie concetti, cioè ha scritto le leggi della natura, è un'idea piuttosto forte nel Rinascimento, la si trova in mucchio d'autori, da Shakespeare a Campanella. Galileo Galilei gli aggiunse che è un libro scritto in caratteri matematici. Dunque, le pagine in questo libro vanno lette e interpretate da chi sa la geometria e che è anche capace magari di far di conto. Cosa si può aggiungere di più? Proprio Galileo Galilei mostra che lo strumento tecnologico, nella fattispecie il suo cannocchiale, è qualche cosa che permette di voltare le pagine, per così dire, in modo più veloce. Quindi la tecnologia diventa con Galileo, dico con Galileo ma è un trend più generale, un elemento di crescita della conoscenza scientifica. A sua volta la conoscenza scientifica pianifica il lavoro del tecnico e lo indirizza a obiettivi con maggiore probabilità di successo. Non bisogna alla fine però farsi abbagliare, cioè pensare che la tecnica sia tutto. La tecnica non è un fine, è solo l'inizio.